Buonasera, bentrovati, fatti nostri la piazza. Crisi del lavoro, Chioggia, istituzioni a confronto, e questo è il titolo di questa sera. Come dice il titolo, siamo a Chioggia, nella sala consiliare del municipio di Chioggia che ci sta ospitando, e vogliamo parlarvi ancora una volta di crisi, in particolare di crisi del lavoro. Vogliamo fare un po' il punto della situazione e cercare di capire quali sono gli strumenti per uscire dalla crisi che già ci sono e quali sono gli strumenti futuri che si potranno adottare. Lo faremo con tantissime persone. Ringrazio naturalmente l'amministrazione comunale che ci sta ospitando. Ringrazio la collega Giulia Salmaso che è qui con noi questa sera, e naturalmente i nostri telespettatori. Buonasera. Che ci stanno seguendo anche sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Per iniziare, vogliamo iniziare in un modo decisamente particolare, perché un po' come una delle scorse puntate abbiamo i giovani con noi, i ragazzi di una scuola, Giulia. Sì, i ragazzi della Silvio Pellico di Chioggia, ma prima di tutto diamo i nostri numeri, Michela, scusate il gioco di parole, perché questa, la piazza, come tutti i nostri fatti nostri, è una piazza in cui si può interagire. Vi lascio quindi subito i nostri numeri di telefono, il 340 9464 843, invece per chi vuole intervenire attraverso gli sms, che sono sempre insomma molto gettonati nelle nostre trasmissioni, il 392 666 0099. Prima di andare però dai ragazzi e dalle ragazze del Silvio Pellico, che tra l'altro hanno preparato anche una serie di riflessioni, anche una serie di elaborazioni grafiche, artistiche, Michela, magari presentiamo abbastanza il nostro parterre. Assolutamente. Allora, nella poltrona principale, naturalmente, il sindaco di Chioggia, Giuseppe Cassone, che ringraziamo per ospitarci qui questa sera. Poi abbiamo Lucio Tiozzo, consigliere del PD della Regione Veneto, Carlo Alberto Tesserin, consigliere del PDL della Regione Veneto, che ritroviamo con noi. Poi abbiamo Davide Sacchetto, professore di sociologia del lavoro presso l'Università di Padova, Don Marino Callegaro, rappresentante della Caritas di Chioggia, che ci ha aiutato ad organizzare l'incontro. Poi abbiamo i nostri due assessori, Maurizio Salvagno, assessore alle attività produttive del Comune di Chioggia, e Massimiliano Tiozzo, assessore alle politiche sociali del Comune di Chioggia. Ma poi ci sono anche tantissime altri ospiti che rappresentano un po' le categorie economiche, le categorie sociali, le cooperative sociali del territorio. Prima però di presentarli, Giulia, la parola a te. Sì, solo per ricordare innanzitutto che tutte le categorie economiche ci sono, dai commercianti agli artigiani, al porto di Chioggia, agli agricoltori, davvero ai sindacati, davvero non alla Caritas, come tu giustamente dicevi, davvero non ci siamo fatti mancare nessuno. Ma è arrivato il momento di aprire appunto la nostra trasmissione con una riflessione che questa sera dedichiamo alla piazza, una piazza molto giovane, che è quella dei ragazzi della classe terza della scuola media Silvio Pellico appunto di Chioggia. Ragazzi che si sono interrogati sulla crisi e che si sono anche dati delle risposte, perché questa sera all'interno della piazza cerchiamo anche delle risposte. Interrogati in prima persona sono sicuramente le istituzioni, ma sono anche le nuove generazioni, che sono appunto loro. Allora, innanzitutto la prima domanda che io faccio a questi ragazzi è: perché vi siete interessati alla crisi? Sentiamo un po' Ilenia, se non sbaglio. Ilenia, come mai questa riflessione? I professori hanno fatto un sondaggio per sapere se avevamo sentito parlare della crisi, e tutti hanno risposto di sì. Ne abbiamo sentito parlare dai telegiornali, dai giornali e anche dagli adulti, che spesso ne parlano preoccupati. E abbiamo chiesto dei chiarimenti, perché se gli adulti sono preoccupati, allora ci preoccupiamo anche noi. E che tipo di riflessioni sono nate quindi da queste discussioni? Non so, sentiamo Valentina, se non sbaglio. Beh, sono nate delle riflessioni che abbiamo pubblicato sul settimanale della nostra diocesi Nuova Scintilla. Sì, salutiamo, scusami, anche Don Vincenzo Tosello, direttore della Nuova Scintilla, che è qui con noi questa sera. Grazie, scusami Valentina. Dove ci soffermiamo a parlare della crisi in Italia, del problema della disoccupazione, e che noi giovani avremo difficoltà a trovare un posto di lavoro. Molte persone hanno subito uno di questi fatti in famiglia, ad esempio quello che un familiare si è messo in cassa integrazione o disoccupato. E spesso gli adulti fanno dei sacrifici perché non ci manchi mai niente di essenziale. Grazie Valentina. Claudia, entriamo un po' più dentro invece quella che è la crisi. Perché si parla di crisi in Italia? Qual è stata la vostra conclusione? Insomma? Abbiamo capito che in Italia c'è la crisi perché il nostro Stato spende più di quel che guadagna, e per far fronte a questo chiede soldi ai cittadini, chiede soldi alle banche, chiede soldi agli altri Stati,
e paga attraverso i titoli di Stato, che a questo proposito abbiamo capito che cosa sono. Sono dei prestiti che lo Stato fa con i cittadini e che si impegna a restituire con interessi. Il problema è che si è trovata a restituire interessi talmente alti che rischiava di non poterlo fare e quindi di fallire. E a questo proposito sentiamo parlare di spread. Claudia, già stai parlando a titoli di Stato, sembrate preparatissimi. Tu sai per caso anche cos'è lo spread? Così cominciamo. Non voglio dire umiliati. Sono preparatissimi. Che cos'è lo spread a questo abbiamo punto? Capito che lo spread è la differenza promessa a chi compra titoli di Stato in Italia e chi invece li compra in altri stati come la Germania, quindi gli interessi che appunto vanno a queste persone. E la differenza è molto alta e dobbiamo pareggiare i conti, arrivare ad un pareggio. Il problema è che siccome l'Italia deve ritornare ad essere un paese credibile, deve innanzitutto aumentare i guadagni e inoltre deve ridurre anche le spese. Per questo vengono fatti dei tagli alla scuola, ai servizi, alla sanità, alle pensioni e anche ai nostri comuni che si ritrovano ad avere pochi soldi. Insomma, avete capito un po' come gira il mondo. Claudia, riesci a passare dietro di te il microfono? Se non sbaglio a Lorenzo, io vorrei andare un po' più addentro il discorso. Voi avete capito, insomma, nella vostra città, stiamo parlando qui di Chioggia, si avverte la crisi. Un po' ce l'aveva detto Ilenia all'inizio, ma voi come la sentite? Sì, anche nella nostra città, come in tutti gli altri paesi d'Italia, si sente aria di crisi. Ci ha molto colpito soprattutto la crisi dei pescatori, che si sono addirittura incatenati davanti al municipio. Sì, lo ricordiamo, scusami Lorenzo, si sono incatenati qui davanti, dopo sicuramente ci sarà motivo di parlare, mi ha impressionato. Davanti al municipio per denunciare la loro difficile condizione. La crisi della pesca è dovuta agli scarsi guadagni e dalle molte spese che essi devono sopportare, certamente, devono mandare avanti. Vicino sentiamo un'altra opinione. Lorenzo, infatti, se non sbaglio. Infatti, una norma europea ha proibito l'uso di reti a maglie troppo strette e questo produce un pescato ridotto e di conseguenza anche un guadagno ridotto. Le spese, invece, sono sempre in aumento. Il gasolio per i motori è sempre più alto, come anche però le spese per la manutenzione delle barche. Grazie Luca, ma avete, non so, anche altri, avete analizzato la crisi, avete capito che magari ci sono anche altri settori. Simone, se non sbaglio. Sì. Da tutto quello che abbiamo parlato in classe, abbiamo dedotto che il turismo è in crisi, anche il turismo di Chioggia Sottomarina, perché ci sono meno soldi da spendere in vacanze e in divertimenti. È in crisi per lo stesso motivo, ci sono anche i commercianti e le aziende a cui le banche non vogliono più prestare soldi perché hanno paura che i soldi prestati non vengano più restituiti. Insomma, queste le vostre riflessioni. Un'ultima domanda, vedo ci sono altri due ragazzi, un altro Lorenzo se non sbaglio. Lorenzo, ma cosa possono fare giovanissimi cittadini come voi? Come pensate di poter contribuire al superamento, se pensate di poter contribuire al superamento di questa crisi? Credendone a scuola, facendo una scelta motivata e consapevole per la scuola superiore. Nel mio caso, essendo un alunno di terza, ho scelto il settore alberghiero perché offre molte opportunità di lavoro e flessibilità. Con questa scelta avrò la possibilità in un futuro di proseguire gli studi con l'università, lavorando d'estate senza pesare sulla famiglia. Quindi avete scelto di sperare. Valeria, se non sbaglio, noi se riusciamo a inquadrare grazie alla regia, vedo che ci sono anche dei disegni, quindi avete pensato, Valeria, avete riflettuto su questa crisi anche in modo artistico. So che ti sei preparato una riflessione diciamo più trasversale rispetto a quanto detto finora dai tuoi compagni, che comunque è stato sintetico ma davvero rappresentativo di quello di cui parleremo davvero tra pochissimo in questo talk. Valeria, dimmi più, concludi diciamo questo vostro intervento riassuntivo e che ci butta direttamente all'interno del nostro dialogo di questa sera. Alcuni di noi hanno cercato di rappresentare la crisi partendo dall'osservazione diretta di alcuni frequenti episodi della vita di molte città italiane. Alle lussuose vetrine del centro cittadino si contrappongono quelle persone che non hanno di che vivere e sperano nella generosità dei più fortunati. E ancora, la crisi è vista come una prigione dalla quale si può e si deve uscire. Là fuori si intravede un mondo ancora meraviglioso. Immagini riprese da un tragico passato che continua ad insegnarci che c'è speranza e possiamo uscire anche dalle situazioni più tragiche.
Abbiamo poi voluto portare una selezione di disegni che ci consentisse di salutarci con immagini di speranza realizzate reinterpretando le cose che ci circondano. Piccole cose che celano grandi meraviglie. La bellezza può essere colta dalle cose più semplici e naturali che ci circondano, basta però volerla vedere. Alcuni dipinti vogliono suscitare gli stati d'animo che si provano quando si contempla la grandiosità della natura, da sempre nostra grande maestra. Auspicabile il ritorno di una dimensione più umana, dove ci sia un po' più di spazio per tutti, piante, animali e persone che in pace tra loro abbiano una meta, il bene di tutta l'umanità. Dobbiamo guidare il mondo verso la pace e verso uno sviluppo sostenibile. Grazie, grazie davvero Valeria per le tue parole e anche per i colori che insomma avete permesso così a questa sera di entrare in questa primavera che insomma manca davvero pochissimo, solo una settimana, anche una nuge di speranza questa sera, quindi andare dentro l'analisi davvero dei problemi. Abbiamo sentito pesca, turismo, questi ragazzi in realtà stanno già subendo attraverso le problematiche della loro famiglia quella che è la crisi, e così abbiamo scelto di aprire noi Fatti Nostri la piazza di questa sera parlando di crisi del lavoro, Chioggia, istituzioni a confronto. E quindi dalla piazza, Micaela, ti passo la parola per sentire cosa ne pensano le istituzioni. Entriamo davvero nel vivo di questa serata. Grazie mille Giulia, naturalmente ricordiamo il numero di telefono e il nostro numero di cellulare dove mandarci gli sms che adesso magari leggeremo strada facendo. Allora entriamo nel vivo, i ragazzi sono preparatissimi, sono rimasta veramente senza parole, chissà se poi anche tutti gli adulti sanno le cose che sanno i ragazzi, vedremo magari di interrogarvi, a parte gli scherzi. Entriamo nel vivo della trasmissione, io vorrei dare subito la parola al sindaco di Chioggia per capire effettivamente, abbiamo sentito che anche lei, abbiamo letto anche sui giornali, è stato con i pescatori quando si sono incatenati sotto il municipio, perché la situazione è drammatica per la pesca, ma non solo. E soprattutto la crisi non tocca solo Chioggia, ma tocca tutto il Veneto. Siamo qui a Chioggia, facciamo un attimo il punto della situazione. Come sta vivendo anche lei da sindaco questo momento? Ma non c'è dubbio sia un momento assolutamente difficile. Io direi che la speranza deriva proprio da questi giovani che hanno dimostrato di essere molto preparati, molto precisi, molto puntuali nell'analisi di tanti problemi che affliggono questa città e non solo. Io credo che sia fondamentale segnalare questo aspetto perché si deve ripartire anche dalla formazione, quindi dalla crescita culturale, dall'investire in sapere, perché è attraverso questo che possiamo immaginare di costruire generazioni future che siano più consapevoli del mondo nel quale vivono e più preparate. Io vivo con grande difficoltà questo momento perché non c'è dubbio che le istanze che promanano dai miei concittadini sono istanze legate con le quali si richiede una presenza del comune, la più importante, la più efficace, in un momento nel quale il lavoro principalmente manca in modo importante. Ha citato lei, così come i ragazzi, il dramma che sta vivendo il mondo della pesca. Ci sono stati pescatori che si sono addirittura incatenati qui sotto il municipio a segnalare la difficoltà nel quale vivono e a segnalare una situazione di crisi davvero profonda che è legata principalmente, io devo sottolinearlo, all'assenza della politica italiana in Europa negli anni in cui si è deciso del destino del mondo della pesca anche italiano. Questo va denunciato con forza e devo dire la verità che quella protesta molto dignitosa, molto composta, è molto precisa anche nell'analisi, è una protesta che andava a colpire nel segno, ad indicare i precisi responsabili di una situazione che vede oggi la pesca in difficoltà per i divieti che sono stati imposti a livello europeo, ma per divieti che sono stati elaborati in un momento nel quale, ripeto, negli anni dal 2000 in poi, la politica italiana è mancata e oggi è indispensabile recuperare le fila del discorso attraverso una politica di unione, di insieme, che anche qui rappresentata dai consiglieri regionali Carlo Alberto Tesserini e Lucio Tiozzo consente sola di poter affrontare questi problemi in modo compiuto. Io la stavo solo interrompendo perché c'era una telefonata in linea, c'è ancora in linea se non sbaglio, ci dovrebbe essere ancora, no, non c'è più in linea, magari richiediamo alla persona che ha chiamato di richiamarci, ci scusiamo, ma avevamo appena dato la parola al sindaco, giustamente, che stava facendo un piccolo quadro, ci scusiamo e siamo qui ovviamente in attesa della telefonata. Le faccio concludere il discorso. Sì, no, facevo riferimento proprio a questa situazione di difficoltà che è di carattere generale, che colpisce anche i comuni. Va detto, una ragazza, credo prima sottolineasse le difficoltà di un comune come il nostro e come tanti altri che,
che è impossibilitato addirittura a stendere un bilancio, perché da Roma non arrivano i parametri attraverso i quali poter redigere compiutamente il bilancio per quanto riguarda quest'anno. Ci sono minori trasferimenti, c'è un patto di stabilità che impedisce di spendere i soldi che pure ci sono in questo comune, perché, lo voglio ricordare, è il comune più virtuoso della provincia di Venezia e tra i più virtuosi della regione Veneto dal punto di vista della gestione del bilancio. Ecco, adesso la devo interrompere veramente perché c'è la telefonata. Sentiamo allora chi c'è in linea. Pronto? Sì, pronto, sono io. Sì, pronto, buonasera, ci vuole dire chi è, da dove chiama? Chiamo da Piovi di Sacco. Sì. E voglio dire a tutto il mondo intero che mio figlio ha 3 figli in cassa integrazione da 2 anni e viene a mangiare dalla mamma. Avete capito oppure no? Quindi lei ci sta denunciando una situazione difficile, abbiamo sentito prima i nostri ragazzi, sì, che ci parlavano appunto. E se vuole, le dico anche, c'è la bambina là che ha parlato, e non ha osato di dire queste cose, poverina. Sì, infatti la ragazza, piange. La ragazza ci diceva appunto che loro vivono in famiglie che hanno questi problemi, dove ci sono magari la mamma o il papà che sono in cassa integrazione. Intanto la ringraziamo, signora, della telefonata. Sì, questa è la situazione reale, ne sentiamo tutti i giorni, sentiamo purtroppo anche di imprenditori che si tolgono la vita di tutti i giorni, questa questione che non riguarda ovviamente solo Chioggia, ma in questo caso stiamo analizzando un po', stiamo mettendo proprio a confronto questo nostro titolo, le varie istituzioni, le varie associazioni. A proposito di politica, volevo passare alla Regione. La Regione ha un ruolo importante, soprattutto per stabilire le regole e per colloquiare, tra virgolette, anche con l'Europa e naturalmente con il governo italiano. Qual è la situazione rispetto a Chioggia? Lo chiedo a entrambi i consiglieri. Chi inizia per primo? Tesserin. Ma io vorrei intanto ringraziare le ragazze e i ragazzi del Silvio Pellico, perché ci hanno portato via molte delle cose che avremmo potuto dire noi. Bravi, complimenti anche per chi ha chiuso in positivo dandoci l'obbligo della speranza e quindi caricandoci di una responsabilità in più. Devo dire, ecco, il Veneto ha perduto da 80 a 100 mila posti di lavoro per effetto della crisi. La provincia che ha perso il maggior numero di posti di lavoro è la provincia di Venezia. Quindi noi viviamo all'interno di una realtà dove abbiamo la crisi nostra interna più quella importata, perché abbiamo tanti cittadini che fanno i pendolari e quindi assommano la perdita dei posti, pansac piuttosto che vinilis o quant'altro, che si assommano a questa situazione di difficoltà. Abbiamo comparti storicamente portanti della realtà sociale ed economica della città che sono in una crisi pre-crisi. La pesca viene da un percorso di crisi che era nata prima della crisi. C'erano alcuni piani di riconversione della pesca che dicevano ma alcuni pescatori usciranno dal comparto della pesca e andranno a fare altre attività. Questo oggi diventa quasi una barzelletta. Se un po' difficile in questo momento. Per cui nella realtà abbiamo nella realtà del nostro comune una protrazione delle vecchie crisi a cui si aggiunge quella che è arrivata adesso. Eppure abbiamo una realtà che ha al suo interno delle potenzialità incredibili, se vogliamo, a iniziare da quella del turismo. Mi è piaciuto molto quel ragazzo di terza media che dice: io vado all'alberghiero perché così vuole puntare sul lavoro, turismo, poi magari sentiremo guadagno, anche il diretto interessato. Ha scelto una posizione importante, che abbiamo i rappresentanti delle categorie che poi ne parleranno in maniera diffusa. Ecco, io credo che lo sforzo concentrico delle istituzioni è di avere una capacità di tenuta sulle crisi storiche e poi una capacità invece di risposta che nasce globalmente da una risposta che dobbiamo dare come regione, provincia, ma in particolare a livello nazionale, perché le posizioni che abbiamo perduto per effetto della crisi siano recuperate. Ne stiamo discutendo molto in regione anche in queste giornate in cui stiamo ragionando sul discorso del nostro bilancio 2012 in conseguenza di quello nazionale e contiamo che la gestione 2012 sia la punta della negatività per avere poi nel 2013 la possibilità di una capacità di inizio di risposta che non sarà né veloce né rapida
e né facile. Sì, la crisi non è ancora ma poi noi siamo tenuti a guardare con positività. Io sì. Vedo Giulia pronta lì, magari con le categorie. Sì, perché sono in area sindacati, anche in area Federcoppesca, ringrazio, quindi cominciamo a presentare un po' anche gli altri ospiti di Fatti Nostri La Piazza questa sera, vi ricordiamo, in diretta da Chioggia. Li presento, poi vedo di lasciare spazio a un'altra telefonata, Marco Spinadin di Federcoppesca Veneto, che vedo che si è già preparato tutti i dati. Qui a fianco a me invece ho Renzo Varagnolo, segretario della CGIL di Chioggia, e a fianco Mauro Bonato, segretario della CISL di Chioggia, che hanno già tutti i dati e tutte le loro verifiche su cassa integrazione e disponibilità del lavoro. Prima spazio invece alla telefonata. Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, sì, sono Belemo di Chioggia. Prego. Volevo parlare del discorso di Chioggia qua, che 10 giorni fa hanno chiuso un'azienda qua ai Saglioni, linea blu. Penso che tutti i nostri colleghi qua del settore nostro si conoscono. E in 2 giorni ci hanno lasciato a casa tutti quanti, in pratica 15 persone sono tutti a casa dal lavoro. Non so se lo sindaco lo sa, abbiamo messo una luce sul giornale, tutto qua. Sì, credo che il nostro ascoltatore si stia riferendo a una situazione precisa, che evidentemente probabilmente 15 persone rimaste a casa, se non ho capito male, perché abbiamo sentito poco. 15 persone, sì. Abbiamo Giorgio Perini, presidente dell'ASCON di Chioggia, che forse sa a cosa si riferisce il nostro ascoltatore. Ma diciamo subito che il comparto economico commerciale in questo momento è decisamente in una situazione critica. Quindi mi scusi Perini, cambiamo argomento, dalla pesca passiamo al commerciale, quindi in realtà capiamo che l'argomento è denso. Insomma. Ma diciamo che noi come commercio ci stiamo un po' dappertutto, perché non c'è attività produttiva che non faccia commercio, certo. E che dal commercio non ci sia poi la lavorazione, il trasporto, la vendita e quanto ne consegue, proprio per fare una questione di rapporto economico. Il problema noi lo stiamo vivendo perché? Perché noi a livello commerciale siamo un punto di riferimento, oggi siamo qua, è una serata che ci troviamo con invito della Caritas, perciò dobbiamo anche entrare un attimino nel perché. Non ci deve essere solo una questione di rappresentanza economica, ma di una rappresentanza economica che va nel sociale, che va all'interno dei problemi di una famiglia, come i ragazzi li abbiamo sentiti dire, e questo è un grande problema. Il problema è che coinvolge la famiglia. Io è giusto portare e ribadire questo concetto. Noi con i nostri negozi fungiamo da punto di aggregazione, da punto sociale, come lo fanno le parrocchie, come lo fanno i patronati. Noi è chiaro che quotidianamente siamo a rapporto con i cittadini. Così. La classica signora va dal negoziante anche a lamentarsi, tra virgolette, della situazione. È chiaro, e là noi non solo riceviamo le confidenze, ma constatiamo anche le difficoltà. Non nascondo che le difficoltà non stanno oggi solo in determinati settori, ma stanno anche nel settore alimentare, e questo è disastroso. L'abbiamo sentito, che le famiglie spendono meno. Significa proprio che stiamo tirando la cinghia, ma qua dobbiamo un attimino dire quale può essere il tema, il motivo. Mi aspetto un po' dal quadro che poi faranno gli altri rappresentanti economici, il mondo politico, perché dobbiamo trovare una soluzione, altrimenti qua ci diciamo tanto come stanno le cose, però se non facciamo occupazione, se non mettiamo soldi in tasca ai cittadini, i consumi non possono lievitare da soli, perciò il commercio rimarrà sempre praticamente che si esaurisce, si spegne. E ecco, quando si spegne il commercio, scusate, ma è importante dirlo questo qua, si spegne la città. Noi purtroppo mai come in quest'anno, come la gestione, oramai siamo a livello di bilanci, il bilancio 2011 è stato disastroso. È il primo anno dopo anni e anni che noi abbiamo avuto un bilancio negativo, cioè ci sono state più chiusure che nuove aperture. Però va detta anche una cosa, la volontà
che troviamo nei cittadini, quella ormai di consapevolezza di dire comunque un'attività dobbiamo farla, e magari cercano anche di arrivare nel mondo commerciale, nel mondo dell'impresa, però nel momento in cui cercano non trovano praticamente le difficoltà della tutta quella burocrazia che coinvolge chi ha la volontà di aprire un'attività, e poi si scontra contro le istituzioni di credito, per non parlare delle banche. Io direi, che oggi non abbiamo, però, se no si aprirebbe un altro capitolo. Ma che comunque deve essere preso in forte considerazione, e dobbiamo incominciare a evidenziarle queste cose, perché altrimenti siamo tutti quanti avvocati con tanta buona volontà, ma tutti quanti dobbiamo metterci un qualche cosa per andare incontro a quelle che sono le esigenze della famiglia e perciò di quei giovani che ci stanno ascoltando. Ecco, allora io a questo proposito, Giulia, volevo intanto scaldare Don Marino. So che dobbiamo andare in pubblicità perché abbiamo parlato delle famiglie, quindi prima di ripassare la parola anche ai nostri politici volevo sentire poi Don Marino sulla questione delle famiglie, perché abbiamo sentito anche la signora che ci ha chiamato, che ringraziamo, che ci raccontava appunto del figlio, se non sbaglio, che va a mangiare dalla mamma a pranzo o a cena perché non ce la fa. Questa è la realtà purtroppo che sta vivendo Chioggia, e non solo, in questo momento di crisi. Come diceva la nostra rappresentante dei commercianti, tutti dobbiamo rimboccarci le maniche, anche da qui, in questa piazza, dobbiamo fare punto della situazione, ma per andare avanti, non sempre per piangerci addosso. Ci vediamo tra pochissimo dopo la pubblicità. Buonasera a tutti, ben ritrovati in diretta dal Municipio, alla sala consiliare del Comune di Chioggia, per parlare di crisi e lavoro, istituzione a confronto. Questo ci stiamo domandando questa sera nella nostra piazza. Vi ricordo che potete intervenire con noi telefonicamente al numero 340 9464 843 oppure via sms al 392 666 0099. A questo proposito leggo già alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Crisi della pesca, chiedete all'Europa. Questa sera infatti si è parlato, almeno nella prima mezz'ora di trasmissione, della crisi della pesca a Chioggia, ma anche quest'altro sms piuttosto interessante: la crisi anche nei trasporti, con gli ultimi tagli la regione ha ulteriormente diminuito i collegamenti ferroviari e la CTV non copre le fasce orarie utili per pendolari, studenti, lavoratori ed estate turisti che si spostano verso Rovigo Ferrara. Invece di incentivare l'affluenza, la città, al contrario, Chioggia rischia di essere tagliata fuori. Possibile che ciò non interessi alle istituzioni e nessuno si sia ancora mosso per impedire questo progressivo isolamento? Sicuramente stimoli utili per la discussione di questa sera, ma insomma in realtà ce ne sono davvero moltissimi. Micaela, a te la linea per continuare il discorso che stavamo facendo anche prima della nostra interruzione pubblicitaria. Se volete anche utilizzare questi spunti, credo che insomma sia benvenuto l'intervento e il commento anche dei nostri ospiti. Grazie Giulia, sì, la piazza è ampia, diciamo, molti sono gli argomenti. Ci eravamo lasciati prima della pubblicità parlando di famiglia. Al di là della crisi economica, poi sono le famiglie quelle che soffrono, si deve ritornare alla famiglia, si deve ricominciare la famiglia, cercare di capire quali sono i bisogni a cui dare risposta anche in un momento di crisi. Don Marino, che tra l'altro ci ha aiutato, appunto, come ha detto il nostro commerciante, anche ad organizzare questa piazza, che ringraziamo. Don Marino, qual è la situazione oggi, le famiglie di Chioggia, ma non solo, tu hai il posto della situazione su questo, che cosa stanno vivendo, di che cosa hanno bisogno? Ma intanto questo ci fa capire e comprendere che non esiste la povertà, esistono le povertà, o meglio la povertà è un soggetto plurale, ha molte sfaccettature, ha modi di presentarsi che poi si differenziano da situazione a situazione, a me verrebbe da dire anche da quartiere a quartiere, da età a età. Mi sembra che il dato che sta emergendo è un dato drammaticamente semplice. Stanno emergendo quelli che sono i bisogni primari delle persone. I bisogni primari delle persone sono il mangiare, almeno due volte al giorno, il dormire, quindi un aspetto anche abitativo. Attualmente a Chioggia le realtà del privato sociale, del volontariato, che si approcciano alle famiglie attraverso i centri di ascolto, attraverso le parrocchie, stanno assistendo in termini di bisogni primari circa 1200 persone, divise sostanzialmente in aiuti che vengono dati da un soggetto che si chiama il Banco Alimentare,
e che ha come aspetto esclusivo proprio l'aiuto dei generi alimentari, sono circa 330 famiglie e altre 130 invece aiutate dalla Caritas, che normalmente invece con la persona o col nucleo familiare, oltre all'aiuto alimentare, si sforza anche di programmare, di costruire un accompagnamento. Questo primo bisogno primario, il bisogno del mangiare, poi mi sembra sia seguito da un altro bisogno che constatiamo in maniera sempre più forte come domanda, ed è il bisogno della liquidità, dei soldi. Abbiamo citato già prima con le banche. Dall'aspetto classico di chi non riesce più a pagare le bollette e che magari non è neanche concettualmente preparato a chiedere, ad esempio, una rateizzazione delle bollette. I tipi di accompagnamento che noi oggi ci sforziamo di fare nei confronti delle famiglie sono anche accompagnamenti, io dico, di tipo cognitivo, no? Nella capacità di saper gestire anche una situazione debitoria. E a questo proposito, come in tutti i periodi in cui manca la liquidità, emergono fenomeni estremamente preoccupanti. Sto pensando al fenomeno del gioco, in cui si rifugiano molte persone. Sto pensando al fenomeno, per molti aspetti anche questo, di poca capacità cognitiva di controllo del cosiddetto credito al consumo, prestito al consumo. Sono tutti meccanismi che nascono in situazioni di crisi come queste, di crisi lavorativa, ma che in qualche modo poi diventano contagiosi nei modi di fare, negli stili di vita. Quindi chi oggi sta soffrendo questa condizione sono proprio i nuclei familiari. Accanto ad uno zoccolo sempre presente, uno zoccolo, chiamiamo così, duro di povertà, quella povertà estrema, quella povertà caratterizzata dalla figura del povero, ne sta emergendo un'altra, che forse... I nuovi poveri, che sono poi un mix di povertà. Ne ho accennato, una povertà dei bisogni primari, una povertà abitativa. Possono essere in difficoltà non soltanto i nuclei familiari in affitto, ma anche i nuclei familiari che hanno contratto un mutuo. E basta un evento nella vita, basta la perdita del posto di lavoro, anche in una famiglia, se monoreddito è un dramma, ma anche una famiglia che ha due redditi e ne perde uno, comincia a far fatica nel pagamento del mutuo. Io direi così, per poter magari brevemente buttare un input intanto. Noi siamo di fronte ad una crisi che nasce come crisi finanziaria, la sappiamo tutti, no? Con i mutui subprime americani. È diventata una crisi economica con il fallimento e la chiusura delle aziende. Oggi di fatto per noi si tratta di gestire una vera e propria crisi sociale, dalla finanza all'economia a quella che oggi è la crisi della relazione delle persone. Ne abbiamo, credo, accennato appena adesso. Quando ci si rivolge all'ente pubblico, al comune, alla regione, alla provincia, c'è una crisi di fiducia, di relazione anche con chi in qualche modo oggi rappresenta il diritto di cittadinanza. Questo come primo momento di analisi e forse anche un primo momento interpretativo rispetto alle povertà che stiamo vivendo. Cioè, l'identità, ecco, infatti, scusa Michele, prego. L'identità, cioè chiarire qual è l'identità di questa crisi è fondamentale. Ringraziamo Don Marino. È altrettanto fondamentale però dare anche qualche numero per far capire purtroppo, oltre all'intensità qualitativa, qual è purtroppo l'intensità quantitativa. Abbiamo qui i sindacati, abbiamo Renzo Varagnolo, Mauro Bonato, CGL CISL. Li interrogo più che altro perché ho visto che hanno di fronte a loro un bel po' di dati, un bel po' di numeri. Magari riusciamo a fare un excursus. Chi comincia tra di lei? Allora, Varagnolo, prego. Ma sì, bisogna anche essere concreti e sapere che, oltre alle denunce di tipo generale rispetto alla gravità e alla drammaticità della situazione, poi ci sono persone, fatti, drammi familiari e soprattutto, raccogliendo quella domanda di speranza che hanno detto i giovani studenti oggi, pace, sviluppo sostenibile. Bisogna anche dare a loro delle indicazioni che questa è una speranza vera e che rispetto a questo tutti ci stiamo muovendo nella direzione giusta, cominciando a analizzare una volta per tutte, tutti assieme, anche le ragioni di questa crisi, certamente le responsabilità che ci sono, a cominciare da chi questa crisi non l'ha affrontata per tempo, insomma, che è un dato vero, ci siamo arrivati troppo tardi e ciò che si sta facendo oggi, senza per questo voler esprimere
se riuscirà o non riuscirà nel suo compito è un dato assolutamente evidente a tutti. C'è un forte risanamento, tentativo di risanamento del Paese fatto sulle spalle della povera gente, sulle spalle delle famiglie, dei pensionati, delle imprese che chiudono e del lavoro che non c'è. Non si sta mettendo in campo molto rispetto allo sviluppo, anzi quasi nulla, a cominciare dal decreto delle liberalizzazioni che non precostituirà un elemento di sviluppo del Paese. Ma sì, torno ai numeri. Non solo tornare ai numeri, ma per capire anche come il risanamento del Paese, quindi queste ripercussioni, possono colpire Chioggia. Noi stiamo parlando di questo territorio, per capire come per esempio la cosiddetta tassa sul lusso potrebbe colpire quelli che effettivamente affittano imbarcazioni o tengono le imbarcazioni. Qui per esempio so che c'è anche tutto il problema del demanio marittimo, insomma volendo si può anche capire che tipo di squarcio si possa aprire in un territorio come Chioggia, cioè entriamo proprio all'interno di questo territorio. Sì, su questo insomma alcune indicazioni che provengono dalle scelte del governo vanno in questa direzione. Poi è chiaro che qui non si vuole criminalizzare nessuno e tutti devono contribuire, secondo addirittura la nostra Costituzione, in maniera proporzionale al proprio reddito. Un governo ha scelto di non fare la patrimoniale, ad esempio, ma qui il discorso ci porterebbe molto distante. È anche altrettanto vero che però non si possono perdere delle occasioni rispetto a chi fa impresa, a chi fa reddito, chi comunque è portatore di un valore anche economico, non si possono perdere delle occasioni perché questi poi scappano e si crea una condizione in cui interi settori produttivi in una qualche maniera rischiamo di perderli. Bisogna rispetto a questo metterci una pezza. Chioggia sul turismo nautico, come dire, ha degli obiettivi e dello sviluppo. Possibile, a cominciare dalla cantieristica, a cominciare dalle darsene e quant'altro, ed è evidente che se non si va nella direzione giusta e si perdono anche queste occasioni di lavoro, poi si perdono anche delle peculiarità in questo senso. E in questo senso stiamo andando verso nuove opportunità o verso penalizzazioni del territorio, secondo lei? Ma in questo senso è chiaro che il territorio diventa meno ricco, il territorio ha meno opportunità, però è anche altrettanto vero che il territorio ha delle specificità su cui deve attrezzare le sue prospettive di sviluppo. Il rilancio della pesca è un'azione fondamentale in questo senso, il rilancio del turismo non è solo darsene, significa un progetto complessivo che riguarda il turismo di questo territorio e le peculiarità e le potenzialità in questo senso ci sono tutte. Lo stesso piano regolatore per quanto riguarda gli insediamenti produttivi, per quanto riguarda l'edilizia, poi qui ci sono gli amministratori che su questo sicuramente hanno messo in campo moltissimo. C'è una battuta che gira, insomma, alle volte l'economia, alle volte lo sviluppo si fa con le idee dei ricchi, però con i soldi dei poveri, insomma, è una battuta vera di questo periodo. Io credo che alle volte i vecchi saggi su questo abbiano ragione. Sentiamo, però io vorrei restare, brevemente, così riescono a parlare perché tutti. Mi chiedeva i numeri, sì, della crisi, sì, perché ci sono state due telefonate che credo meritino, drammatiche, devo dire, e meritano, certo, una risposta. Allora, in provincia di Venezia, il dato 2011 di Veneto Lavoro, quindi un dato, certo, ufficiale, indica che nel 2011 abbiamo raggiunto come richiesta di cassa integrazione qualcosa come 14 milioni di ore. Mamma mia. Nel 2011. Moltissime riguardano ovviamente cittadini di questa città. Nel 2012, già a gennaio, siamo su livelli incredibili. Regione Veneto, a cominciare dal suo assessore, indica che se va avanti così non ci sono risorse per la cassa integrazione, a cominciare da quelli in deroga che arrivano oltre giugno. Quindi una risposta alle telefonate che parla di un dramma familiare di chi in cassa integrazione comunque con tre figli e non riesce a vivere, è evidente che anche senza cassa integrazione il dramma diventa disperazione. Certo. È evidente che tutti si devono far carico di questa necessità di risorse. C'è una fase legata all'emergenza e che all'emergenza, ha ragione Don Marino, riguarda anche elementi e bisogni primari. C'è una fase legata poi a cosa noi dobbiamo dare speranza, ed è il lavoro, ed è lo sviluppo. Questi sono i due terreni su cui tutti ci dobbiamo sentire impegnati. Io la chiudo dicendo, a me piacerebbe che oltre che trovarci qui questa sera, ringrazio sicuramente Telechiara, ringrazio sicuramente chi ha organizzato, Caritas e gli altri, però insomma una sede istituzionale in cui un confronto fra queste parti possa ritrovarsi anche per discutere in maniera più ampia, più approfondita, non solo rispetto a schegge, e trovare nella corrispondenza di idee, di proposte che tutti ne possa avere, una sede di confronto che possa anche fare elemento di sintesi e indirizzare quelle poche risorse che ci sono rispetto a scelte coraggiose, giuste e soprattutto condivise, penso
debba essere messa in campo il più presto possibile, perché insomma qualcosa sullo sviluppo è possibile, ecco. I giovani ci credono, noi ci vogliamo assolutamente credere. Infatti speriamo che questa sia proprio l'occasione, visto che ha parlato anche di turismo e di speranza. Io passo la parola a Marco Camiletto, presidente del consorzio Con Chioggia Sì. Anche i nostri giovani, abbiamo appunto, mi pare fosse Lorenzo se non sbaglio, ha detto: io voglio buttarmi nel turismo, voglio investire nel mio futuro scolastico nel turismo, perché forse questa è la risorsa. Spesso si sente parlare in tempi di crisi, poi il Veneto sappiamo, si va dal mare alla montagna, è veramente un territorio bellissimo, e anche Chioggia ha le sue potenzialità. Non mancano i problemi, se non sbaglio. Non mancano i problemi. Intanto un saluto a Lorenzo, perché Lorenzo ha colto le due cose più importanti questa sera. Uno, secondo me, per uscire dalla crisi bisogna studiare, bisogna essere preparati. Non si può più affrontare qualsiasi situazione lavorativa senza una preparazione. Quindi a tutti i ragazzi che ci sono qui oggi, io mi auguro di raggiungere i massimi livelli di studio. Questo è essenziale, perché solo ed esclusivamente con una grande preparazione si possono affrontare tutte le criticità che una vita ci porta davanti. Quindi questo è sicuramente un grandissimo augurio, e spero veramente lo possa portare a compimento. Per quanto riguarda il turismo, non vorrei essere la voce fuori dal coro. Cioè effettivamente... noi non sentiamo effettivamente così tanto la crisi. Noi abbiamo un prodotto eccezionale, ci inseriamo in un contesto veramente molto molto interessante, abbiamo delle problematiche da risolvere. In un momento di crisi come questo dobbiamo considerare questo, che non dobbiamo tralasciare la promozione, perché fare turismo non vuol dire solo accogliere i turisti o dare loro un servizio, bisogna comunicare loro quello che noi abbiamo da offrire. Alcune scelte della regione in questa direzione sicuramente ci penalizzano, perché i fondi destinati per la promozione sono stati tagliati, addirittura azzerati per quanto riguarda l'informazione e l'accoglienza sul territorio. E poi bisogna investire. Cioè solo ed esclusivamente investendo si riesce ad avere un prodotto nuovo, competitivo, nel momento in cui ci sarà l'effettiva ripartenza. Ma una domanda, queste offerte turistiche, ma è anche una curiosità, vengono rivolte essenzialmente agli stranieri o anche ai veneti stessi? E in questo caso anche le proposte, immagino, debbano essere diversificate, visto che la crisi è per tutti, insomma, forse si fanno le vacanze, adesso so che si fanno le vacanze più corte, solo fine settimana, magari, insomma... È cambiato un po' il modo di fare vacanze. Indubbiamente è cambiato. Diciamo che il nostro mercato di riferimento normalmente è il mercato Italia. Sicuramente il mercato Italia, anzi, facciamo una precisazione, mercato Italia, Nord Italia, Veneti, oriundi Veneti, quindi i Veneti che non sono più Veneti, si sono trasferiti in Lombardia-Premonte, quindi tutto l'asse del Po. Quello è normalmente il nostro mercato di riferimento in questa zona. Come secondo mercato c'è tutto il mercato di lingua tedesca, che sente molto meno la crisi. E in questo momento noi ci rivolgiamo soprattutto a loro, ovviamente non dimenticandoci di quello che è il nostro zoccolo duro, che è il mercato Italia, ma ci dobbiamo rivolgere a loro. Rivolgendoci a loro, per prima cosa dobbiamo sicuramente, in qualsiasi livello della nostra accoglienza e del nostro servizio, avere a disposizione ad esempio la conoscenza di una lingua straniera, il che obbliga allo studio, il che obbliga ad avere una professionalità che prima non c'era, obbliga ad avere anche dei servizi che prima non c'erano. Ecco che si ritorna al discorso dell'investimento, quindi dobbiamo avere la possibilità di investire, degli strumenti che ci permettono di farlo, le banche e delle banche che... Fortunatamente, siccome non siamo noi a dire che è un mercato che ha delle potenzialità, possono ancora essere al nostro fianco. Vorrei ricordare che il mercato turistico nella sua globalità, quindi non solo la ricezione, alberghiera o così via, ha un tasso medio di crescita annua attorno al 4%. Quindi effettivamente ci sono dei parametri che ci danno una grande fiducia.
Ci si può lavorare, diciamo. Ci si può lavorare, però bisogna lavorare molto bene. Non possiamo perdere questo treno assolutamente. Beh, direi che abbiamo messo a segno, diciamo, il primo punto, la prima risposta della serata. Ringraziamo Marco Caminetto, però ritornando probabilmente a quello che è più quelle che sono le problematiche di questa serata. Mauro Bonato, segretario della CISL di Chioggia, ha davanti ai suoi occhi dei dati che un po', non dico sconfessano, ma in un qualche modo inquietano. Beh, giusto non così altro, Giulia, mercato, la piazza è diversa ovviamente. La piazza è diversa chiaramente da un lato e dall'altro, però ci fa piacere sapere che ci sono delle risposte e che una parte del territorio le abbia trovate. Prego Bonato. Sì, allora alcuni dati che poi sono significativi per quanto riguarda la realtà di Chioggia. Allora, il numero delle persone che si sono recate al centro per l'impiego 2011 e il rapporto 2010 che hanno chiuso il rapporto di lavoro. Ne abbiamo avuto nel 2011 2.271 persone che sono recate al centro per l'impiego per essere disponibili a un nuovo posto di lavoro. Pensate che il dato dell'anno precedente era di 1.848, quindi un aumento rilevante. Ma il fatto più significativo e per noi più preoccupante è il fatto che l'aumento è stato soprattutto per quanto riguarda il settore femminile. Mentre per quanto riguarda il settore maschile siamo passati da 923 domande a 1050, nel settore femminile da 925 il numero è esploso a 1221. Questo è un dato che insieme ad altri dati denuncia la criticità del lavoro a Chioggia. L'altro dato che volevo mettere così a disposizione è il tasso percentuale di stranieri presenti nel nostro territorio. Nel territorio veneziano abbiamo un tasso del 3,1%, che è uno dei più bassi della provincia di Venezia. Cosa sta a significare? Lo straniero, la persona, si reca nel territorio se ci sono due elementi, l'alloggio e il lavoro. Alloggio ad un prezzo accessibile, usiamo questo termine, e un lavoro regolare che ti permetta una cosa importante, il rinnovo del permesso di soggiorno. Perché lo straniero, se non ha questi due elementi, non la pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno non gli viene effettuata. Questo è l'indice della difficoltà che abbiamo a Chioggia per quanto riguarda un lavoro regolare di un certo tipo. Ma facevo riferimento allo studente prima, ma alla telefonata che abbiamo ricevuto poc'anzi da casa, che è fondamentale ed è la battaglia che i nostri segretari nazionali stanno conducendo in questi giorni a Roma, il mantenimento degli ammortizzatori sociali. Cioè il fatto che ci sia, che continua ad esserci alcuni elementi, la cassa integrazione, la disoccupazione, che sono, guardate, fondamentali, altrimenti veramente rischiamo, si parla prima delle crisi delle famiglie, ma la vera lotta non è l'articolo 18 che magari a spot i giornali ritorna, o la stampa ne prende ad uso, ma veramente mantenere, ed è la battaglia che stiamo conducendo, che questi livelli minimi, la garanzia, perché altrimenti, si diceva prima, conosco familiari che hanno la disoccupazione, la persona che ha chiamato prima che è in cassa integrazione, se togliamo questi minimi è chiaro che diventa veramente una tragedia. Ecco, abbiamo parlato dell'emergenza, però si rilevava prima, e tra l'altro proprio 2 giorni fa sono stata alla presentazione del rapporto sulle povertà della Fondazione Zancan, nel quale si diceva, certo, bisogna risolvere il problema emergenza, ci stiamo concentrando sull'emergenza, però se continuiamo anche solo a rispondere all'emergenza non faremo più niente. La Regione Veneto in questo senso come si sta adoperando e come si può effettivamente adoperarsi per andare anche oltre l'emergenza, anche se ovviamente gli ammortizzatori sociali, abbiamo detto, ci devono essere, altrimenti le famiglie non comprano, l'economia ovviamente non viene rilanciata e ritorniamo al punto di partenza, un gatto che si morde la coda. Va detto una cosa, siamo di fronte sicuramente a un cambio di pelle del tessuto economico, sociale della nostra regione. Per la prima volta superiamo il 5% di disoccupazione. Voi sapete che il Veneto in questi anni è sempre stato una delle regioni virtuose, più avvantaggiate. Ci sono degli elementi preoccupanti che riguardano soprattutto il mondo giovanile. Siamo ormai maglia nera a livello nazionale sulla disoccupazione sui giovani dai 18 ai 29 anni. E questo per la prima volta ci fa capire che i ragazzi che una volta uscivano
dalle scuole primarie entravano subito nel mondo del lavoro. Oggi invece c'è questa difficoltà oggettiva. Prima è stato detto problemi legati al mondo femminile e poi un'altra fascia molto delicata che è quella degli over 50. Persone che quando una volta espulse dal mondo del lavoro trovano oggettive difficoltà di potersi ricollocare. Qual è il tema di fondo? La domanda. Noi dobbiamo pensare a intervenire nella fase emergenziale, ma dobbiamo intervenire per riprodurre un processo di sviluppo e di crescita. Fino a ieri il tessuto veneto era formato il 90% da piccole imprese. Il tessuto che creava occupazione erano le imprese piccole da 1 a 9 dipendenti. Queste sono quelle che oggi sono in maggiore difficoltà. Perché sono in difficoltà? Il prodotto che presentano a volte non ha la capacità di essere competitivo sul mercato, ma mancano soprattutto le risorse finanziarie. Ecco, ritorniamo a un tema fondamentale. Le banche devono ritornare a fare le banche. In questi giorni hanno ottenuto ingenti risorse, miliardi di euro. Questi soldi devono essere utilizzati per rimettere in moto il volano economico, aiutare e stare a fianco delle imprese. Non solo le banche, anche le istituzioni. Io penso che sia importante, per esempio, il ruolo che deve giocare, ne stiamo discutendo in questi giorni anche col collega Tesserin in Regione, il ruolo giocato da Veneto Sviluppo, che è la finanziaria regionale che deve accompagnare le imprese alla crescita, al loro sviluppo. Le risorse devono essere messe in campo rapidamente. Purtroppo io sto registrando e stiamo protestando in maniera molto vibrata in questo momento perché le risorse vengono accantonate e gli elementi di burocrazia fanno sì che i soldi vengano erogati in maniera troppo lenta. Oggi invece la sfida è quella di essere in grado di permettere alle imprese di essere competitive da subito. Qua c'è un problema doppio nel nostro territorio, perché noi siamo una località che viveva di due punti di forza, le economie locali che sono spesso legate a elementi ciclici, la pesca, turismo, periodi e quindi una disoccupazione che o un'occupazione temporanea e poi disoccupazione in altri momenti. L'elemento di crescita veniva sull'occupazione e poi su Porto Marghera. Noi stiamo pagando in maniera drammatica la situazione di Porto Marghera, quindi la crisi industriale del nostro paese. Tantissimi nostri lavoratori andavano su Porto Marghera a trovare occupazione e possibilità di crescita. Allora, oggi, Porto Marghera si sta chiudendo. Questo è il dato vero. Dobbiamo credere molto di più e sviluppare le nostre attività economiche, quindi il tema di allungare il ciclo produttivo e lavorativo delle nostre attività. Il turismo non può più vivere di 4 mesi, 3 mesi di attività. La pesca non può essere un'attività vissuta in maniera ciclica e spesso vissuta in maniera drammatica come quella che stiamo vivendo adesso, la stessa cosa dicasi per l'orticoltura. Quindi ci deve essere un sistema città che investe istituzioni, categorie economiche per allungare i tempi delle attività occupazionali e quindi dare maggiore stabilità e maggiore risposta soprattutto a quelle che saranno le nuove generazioni. Credo che questa sia la sfida che va messa in campo attraverso un tavolo di concertazione che naturalmente deve partire dal livello regionale, ma che ha un ruolo molto importante a livello locale. Ecco, poi sentiremo magari anche l'assessore alle attività produttive del Comune di Chioggia, però adesso ci fermiamo solo un attimo, vi ricordo i nostri numeri sempre di telefono per telefonarci in diretta o per mandarci sms, ci fermiamo solo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria.
Buonasera a tutti, ben ritrovati. Siamo in diretta dalla sala consiliare del municipio di Chioggia. Questa sera parliamo di crisi, crisi del lavoro, l'affrontiamo in tutte le varie sfaccettature che ha assunto in questo territorio. Vi ricordo che potete intervenire, interagire con noi telefonicamente al 340-94-64-843 e attraverso gli sms al 392-666-0099. A questo proposito ringrazio tutti i telespettatori che ci stanno scrivendo. Leggo alcuni dei vostri sms, perché insomma gettano effettivamente più di qualche spunto nel nostro dibattito di questa sera. Innanzitutto, insomma, una battuta per stemperare anche il clima di questa sera. Volevo chiedervi se non mi fate pagare la multa di 80 euro presa sottomarina. Stavo cercando lavoro, sono disoccupata, la mia azienda è fallita, sono passata dalla cassa integrazione mobilità ma non trovo lavoro e anche il mutuo. Poi bisognerebbe agevolare il cittadino italiano quando vuole aprire un'attività e bloccare l'entrata in Italia di cinesi extracomunitari ed altri. Cinesi che aprono bancarelle in pescheria non è più cosa tipica di Chioggia. Poi, da troppo tempo il lavoro è stato abbandonato fino ad arrivare a questo, vedi la pesca dove regole insulse frenano il suo sviluppo e lo spazio c'è. Poi ancora, buonasera, la pesca dei molluschi bivalvi, qui andiamo proprio nello specifico delle attività di Chioggia, ovvero le vongole di mare e di laguna, soffrono di crisi che negli ultimi anni ha di fatto... di dare la parola all'assessore alle attività produttive e poi sentiamo anche l'assessore alle politiche sociali che appunto è stato salutato tramite il nostro sms. Abbiamo sentito importante lavorare in sinergia regione e amministrazione e poi abbiamo sentito l'importanza anche di un confronto con le categorie economiche. Che cosa sta facendo in questo senso il Comune di Chioggia e che cosa vuole fare in futuro? Manca il microfono però, eccoci qui. Eccolo qui. Necessità di molto tempo per dare una risposta. Cerchiamo di essere sintetici, vediamo di purtroppo essere sintetici, per esigenze nostre. Guarda, io voglio anch'io dare un taglio diverso, certo, un po' alla chiara situazione che sta vivendo il nostro paese Italia, soprattutto il nostro territorio locale. È stata ben delineata la crisi. Insomma, noi siamo la nostra città è una città fortunata, perché raggruppa in essa tante attività economiche. Forse è l'unica a livello nazionale che in essa raggruppa l'agricoltura, raggruppa la pesca, la portualità, il commercio, gli artigiani, il turismo. Pensate un po' a quante attività, e oggi parlare di crisi di lavoro fa male. Però ecco, io voglio cogliere a pieno il messaggio di speranza che hanno portato i ragazzi della Silvio Pellico. È un messaggio di speranza, è un messaggio soprattutto di fiducia. Ecco, io voglio cogliere questo messaggio perché è anche l'impostazione che ci siamo dati noi come amministrazione comunale, perché questa maggioranza, questi assessori, il sindaco, che oggi parlano qui, solamente da 8 mesi siamo in sella, come si dice a questo comune, e noi ci siamo fatti carico di tutto. Nel momento tra l'altro migliore, giusto per fare una battuta. Ecco, infatti lei mi ha anticipato, in un momento considerato non tra i migliori. Ecco, noi eravamo consapevoli di questa e ognuno per le proprie competenze e per la propria responsabilità ci siamo fatti carico di questi problemi. È chiaro che affrontarli tutti subito e risolverli con un colpo di bacchetta è difficile. La pesca è un settore che soffre tremendamente, ma soffre anche l'agricoltura, ma soffre anche il commercio, ma soffre anche l'artigianato e la portualità di conseguenza. L'unico che soffre un po' meno, abbiamo sentito oggi, io ho anche qualche dato che va diciamo in sintonia con i dati portati dal presidente di Chioggia Sì del turismo, è quello che ci dà un po' di più conforto. Ecco, noi stiamo in tandem con la regione, con la provincia, lavorando in sinergia per cercare di risolvere queste
queste, purtroppo queste criticità che trovano una competenza non tanto nel nostro territorio, purtroppo, perché forse qualche decisione veloce la saremo in grado di prendere. Purtroppo trovano competenze in provincia, trovano competenze in regione, ma spesso, soprattutto per quanto riguarda la pesca, trovano competenze addirittura neanche a livello nazionale, ma addirittura a livello europeo. Quindi voi capite che parlare di Europa a un pescatore che ha il problema contingente è difficile perché rimane un'entità difficile molto distante, difficile da contattare immediatamente. Ecco, un messaggio però, ecco, mi sento di dirlo, una raccomandazione soprattutto a chi è laddove vengono decise le sorti nostre del paese Italia, e lo faccio, è un appello che faccio proprio all'istituzione, al nostro ministro, al primo ministro, perché lo sviluppo parte dalla liquidità. Lo sviluppo parte dalla possibilità di investire. Se noi togliamo anche questa possibilità alle nostre aziende che avanzano i soldi, soprattutto dalla pubblica amministrazione, le capisce che almeno il primo passo deve essere fatto già da chi oggi ci dice che bisogna fare sviluppo. Mi spiego meglio. Se perlomeno le aziende che devono avere i soldi dallo Stato e quindi dagli enti di conseguenza, li ricevono nei periodi previsti dai contratti, già questa sarebbe una grandissima risposta che diamo. E questo purtroppo noi non lo possiamo fare, per cui quel famigerato patto di stabilità di cui abbiamo parlato prima, purtroppo, l'ha detto bene prima il sindaco, ci impedisce di fare questo, perché per legge ci impediscono di pagare le aziende che hanno che avanzano soldi. Quindi lei capisce, io come assessore alle attività produttive, lo capiscono anche gli ascoltatori, gli interlocutori che sono qua, che mi stanno ascoltando, che se già lo Stato, oltre a tassare, oltre a chiedere sacrifici a chi sappiamo, desse subito la possibilità di intervenire già su quello che si può fare, perché liquidità oggi non è vero che non ce n'è, però è solo da una parte ed è solo bloccata. Diceva prima bene anche il nostro primo cittadino, i soldi noi ce l'avremo per pagare, non ce lo fanno fare. Pensate a tutte le attività che gravitano intorno alla pubblica amministrazione nazionale, regionale, provinciale, locale, che lavorano per conto della pubblica amministrazione. Sbloccare questi fondi sarebbe già un grandissimo passo. Dopo è evidente che a fianco a questo deve essere abbinata anche l'intervento della banca, deve essere abbinata l'intervento dell'istituto finanziario, che deve essere partner oggi, mai come oggi, deve essere partner di quelle aziende che vogliono svilupparsi, che vogliono investire. Ecco, diceva prima bene Don Marino, una battuta che abbiamo fatto fuori onda, le banche hanno lucrato tanto in questi anni, hanno guadagnato, le fondazioni, ecco, che mettessero a disposizione anche un po' di risorse anche per coloro i quali oggi ne hanno più necessità. Ci sa che ci stiano ascoltando. Giulia, sentiamo se appunto gli altri ospiti della nostra piazza sono d'accordo con l'assessore. Il comune, purtroppo, le amministrazioni hanno le mani legate, loro che cosa possono fare, le categorie economiche, in questo senso, per collaborare? Ma in questo senso intanto continuiamo a dipingere quella che è l'entità e l'identità della crisi, come diceva Don Marino inizio trasmissione, anche con le altre categorie chiaramente il comparto di Chioggia coinvolge. Mauro, in questo senso Renzo Voltolina, segretario dell'Associazione Artigiani di Chioggia, lascio a lei il microfono. Abbiamo parlato anche di piccole aziende, prima sì. Ne parlava il consigliere Tiozzo, e sicuramente quando si parla di piccole aziende si parla quasi sempre di aziende artigiane. Quindi prima di toccare il macro discorso della pesca, che ancora miracolosamente non abbiamo se non solo sfiorato, volevo sentire anche appunto la situazione dal vostro punto di vista. Prego. Beh, direi che è stato detto un po' prima, in qualche modo sta crollando un modello che era il modello della piccola impresa veneta. Anche qui nel nostro territorio nel giro di 2 anni ci sono state meno 15% di imprese, quindi vuol dire che c'è stato un saldo fortemente negativo tra le nuove aziende e quelle che sono cessate a causa della crisi. Ma c'è un problema ancora più drammatico che coinvolge sempre il settore giovanile, che spesso viene lasciato anche dal punto di vista imprenditoriale un po' distante. Che è questo: stanno diminuendo in maniera drammatica le imprese al di sotto dei 29 anni. Nel senso che mentre fino a qualche anno fa la presenza era del 9%, ora siamo al 3-4%.
con una moria enorme nei primi 3 anni, superiore a quella fisiologica. Quindi vuol dire che stiamo perdendo una parte di imprenditori, che sono quelli che poi nel futuro dovrebbe essere la parte trainante. Queste sono un po' le caratteristiche di questa crisi del modello. La seconda crisi del modello che possiamo vedere, oltre a altre, è il modello in qualche modo un po' della politica, insomma, chiaramente. Nel senso che proprio la crisi della possibilità di creare mediante drenaggio del debito pubblico, di dare solidità alle imprese, questo non è più possibile, quindi non può più stimolare la politica e l'economia, perché la crisi anche internazionale e del debito mette dei blocchi su questo. Volturina, quindi, voi cosa vorreste come artigiani, se aveste una bacchetta magica, cosa chiedereste? Insomma? Allora, io faccio due cose, no? Una cosa che dicono un po' le imprese quando vengono da me, e questo è un grande segno di insegnamento che in qualche modo ha anche riportato il sociologo Bauman, insomma, è lo stesso esempio. Dice, è come se sono qui in una montagna, no? Mi alzo al mattino, non sono ancora in cima, non la vedo, ho già fatto della strada e l'unica cosa che devo fare è prendere e camminare. Quindi questa è un po' la speranza in qualche modo, in modo, cioè mi alzo al mattino e devo in qualche modo riuscire il più possibile a portare avanti. Questo è un segno di speranza, perché vuol dire che sostanzialmente c'è il senso della responsabilità e anche l'etica del lavoro. Questo lo vedo nelle imprese che in qualche modo vengono da me tutti i giorni, anche manifestando la loro forza, la loro anche preoccupazione, però c'è anche questa speranza. Che spazio è, Voltolina, mi scusi, poi la faccio concludere, che spazio ha l'etica in un momento di crisi però così profonda, che spinge magari anche a dati fatali? Magari poi questo lo chiederemo anche a Don Vincenzo, visto che ma c'ero qui la mia storia. Io mi ha un po' tolto un po' uno di quelli che sono i miei cavalli di battaglia, che punto molto sul concetto dell'etica del lavoro e del recupero anche che in qualche modo è parte della nostra storia, no? Questo concetto dell'etica, che un po' è anche l'articolo numero 1 della Costituzione, nata da un confronto forte tra il mondo cattolico e anche il mondo del socialismo, per il quale in qualche modo si è voluto fortemente, è stata un'idea di Aldo Moro di mettere proprio il tema del lavoro come base teorica della società italiana. Ecco, forse questo concetto di etica è quello fondamentale, un'etica che in qualche modo, e anche questo dà anche delle soluzioni, se vogliamo. Qualche anno fa, ancora poco prima della crisi, c'è stata l'enciclica di Papa Benedetto XVI, la Caritas in Veritate, in cui poneva 4 elementi che secondo me sono proprio il modello, chiamiamo, pure delle idee per il futuro. La prima è questa, l'etica. La seconda è il recupero chiaramente dei ruoli sociali, nei ruoli della rappresentanza e del sindacato, non più come solo elementi di lobby legittimi, ma anche come movimenti di propulsori, quindi propositivi per il territorio. La forte presenza e copartecipazione del mondo del volontariato, perché ovviamente non possiamo più immaginare una, chiamiamolo, aumento, se vogliamo, anche del debito del PIL, oppure in qualche modo di riuscire in qualche modo a creare nuova occupazione senza la presenza del volontariato. E il terzo, chiaramente, ritornare a quell'etica della politica, che è un po' la parte dei nostri fondatori. In qualche modo, poco prima di venire qui, no, avevo un libro che ho letto recentemente, che era l'appello ai liberi e forti, no, di Sturzo, su quale in qualche modo è questo il segnale di speranza che è nato negli anni 20. No? In questo modo dire benissimo, se noi immaginiamo, mi viene in mente un aforisma di Oscar Wilde, tanto per chiudere, ma anche per essere... Sì, le chiediamo di essere breve, perché sennò non riusciamo a fare. Ma soprattutto la domanda è questa, lo metterete anche all'articolo 1 del vostro statuto di artigiani, perché alla fine a noi interessa se queste cose vengono messe in pratica. Certo. Beh, chiaramente diciamo che una forza degli elementi, l'etica del lavoro per l'artigiano è qualcosa di dogmatico, nel senso che se c'è una cosa che l'artigiano crede è proprio il lavoro, questo mi pare di tutto. Ma volevo ritornare a Wilde perché è molto interessante, che dice questo, no? Nel periodo del Medioevo, il periodo del Rinascimento era per l'Italia il periodo di maggior crisi, perché c'erano lotte, era un periodo drammatico, grandissimi problemi sociali, di lavoro e di ricchezza, ed è nato il Rinascimento, sono nati con la forza dei boni homines, quindi c'è stato questa sprint, forse la parte più importante dell'Italia. E dice al contrario che nella Svizzera ci sono stati 500 anni di pace, di tranquillità, di prosperità, e l'unica cosa che si ricorda della Svizzera sono gli orologi cucù, quindi vuol dire che fondamentalmente abbiamo anche, questa è la speranza per i giovani,
dalla crisi si rinasce, diciamo. Esatto, in maniera fare questo salto di continuità. Io la interrompo perché proprio appunto anche dal termine crisi, Don Vincenzo, se non sbaglio, c'è anche già la rinascita all'interno della crisi. Ti do il microfono perché Don Vincenzo Tranato da 30 anni la guida della Nuova Scintilla, settimanale diocesano della diocesi di Chioggia, che appunto fotografa anche in questo momento di crisi. Ogni settimana leggo la Nuova Scintilla e di crisi se ne parla. Don Vincenzo sarà stato contento di tutto questo excursus, sì, di citazioni, esatto. Soprattutto il pensiero cattolico. No, soprattutto, poi dopo lo tratteremo, il grosso problema della pesca, l'hai trattato in tutte queste settimane. Sì, sì. Beh, con Telechiara siamo sempre in rapporto per i vari servizi, quindi anche in questa circostanza siamo lieti così di essere presenti. Del resto il mondo della comunicazione credo sia fondamentale proprio come anello di collegamento, ecco, catena di collegamento tra la realtà e le prospettive, ecco, in qualche modo far vedere quello che c'è e anche pungolare, stimolare, far vedere se si può fare qualcosa di meglio, porre idee. Ecco, mi allaccio comunque all'accenno appunto iniziale della ragazza che si riferiva a quella piccola inchiesta così che abbiamo fatto, non tanto sulle grandi strutture ma semplicemente con i ragazzi, no? Vedere come la crisi è vista nelle famiglie, appunto nei bambini, anche degli elementari, poi delle medie e anche delle superiori, cioè come si riflette in loro la crisi, la situazione, perché i genitori ne parlano, in famiglia se ne parla, i mezzi di comunicazione ne parlano. Era un'idea così sorta in redazione, molto semplice, che però ha avuto il suo effetto. E ovviamente però ne parliamo anche della crisi della reale. Sostanza, della crisi reale, delle difficoltà, sì, la prima pagina con i pescatori incatenati ha fatto scalpore qualche settimana fa. E poi tutte le varie situazioni di cui abbiamo eco e di cui ci interessiamo. Però in redazione si parla anche di cosa fare, cosa dire. Non è che noi possiamo risolvere i problemi, però dare una prospettiva appunto di speranza, come è sorta più di qualche volta qui, come esigenza, ma non tanto una speranza così che diventa fumo negli occhi, ma dire che è possibile superare, che è possibile andare avanti nonostante queste situazioni con la collaborazione di tutti, evidentemente con il volontariato sicuramente, ma anche con le strutture pubbliche, le istituzioni, con la politica, una politica che si interessi davvero delle situazioni concrete, con le imprese, col turismo, ecco, quindi che ci dà già una prospettiva positiva. Non parlare di speranza inutilmente, così in maniera vaga, ma come stimolo, come pungolo per dire che si può fare, ce la possiamo fare. Io credo che sia questo da dirci. Ecco, anche questo è un ruolo importante della comunicazione, sì. Perché altrimenti noi giornalisti continuiamo a dire che c'è la crisi, però magari ecco. Dobbiamo anche lavorare. Sì, appunto, perché questa crisi venga superata. Sì, io a chiedere effettivamente che dimensioni, che qualità deve avere questa speranza, volevo sentire soprattutto Marco Spinadin, Federcop Pesca Veneto, che credo all'interno di un discorso più generale su Chioggia e sulla pesca, quindi sostanzialmente sul vostro settore, abbia qualcosa da dire. Spinadin. Beh sì, in effetti parlare di Chioggia e non parlare di pesca mi pare un po' difficile. Visti in effetti quello che citava anche Don Vincenzo, questi momenti drammatici di pescatori che ormai sono alla canna del gas, come si usa dire. A che punto è la vostra lotta, la vostra protesta, Spinadin? La nostra lotta? È difficile rispondere a questa domanda. È indubbio che il settore sta vivendo uno dei momenti più critici degli ultimi 25 anni. È vero, diceva il presidente Tesserin, la crisi in effetti viene da lontano, avremmo dovuto saperla leggere probabilmente più con degli elementi forse più importanti. E quello che lei citava in effetti era più o meno metà degli anni 90, con quella famosa riconversione magari ad attività di acquacoltura, molluschicoltura, proprio nella nostra costa, che tra l'altro si è fatta. La pesca bisogna un po' precisarla, soprattutto magari anche per i ragazzi che prima citavano già le maglie da 40 o da 50. La pesca nel nostro Veneto è veramente estremamente complessa e ha una
un numero di sistemi di pesca e che poi va a sfociare anche in allevamento, in acquacoltura, che credo non ci sia in nessuna parte del mondo. Allora, per quanto riguarda la pesca, noi abbiamo pesca d'altura, cioè quella che va oltre le 20 miglia, oltre le 40 miglia, con imbarcazioni importanti, intorno tra i 20 circa e i 30 metri, con un equipaggio medio di 4, 5, 6, con punte anche di 10, per esempio per la pesca della sardina, quindi la pesca volante, che viene fatta con due imbarcazioni. Però abbiamo anche il piccolo strascico sottocosta, che è quello che con le ultime normative comunitarie, ahimè, ha avuto il maggiore impatto. Purtroppo, diceva bene l'assessore alla pesca Salvagno, sono arrivati, ci hanno calato addosso questi regolamenti, che vengono da lontano tra l'altro, e che hanno forse una matrice nordica, di questo ne sono certo. E sicuramente nel dare risalto all'aspetto biologico, a preservare gli stock ittici, sicuramente non ha preso, questo è il punto di noi associazioni, non ha preso quelle caratteristiche che invece un bacino molto piccolo come l'Alto Adriatico ha. Noi abbiamo delle specie assolutamente piccole ma adulte, mi riferisco al laterino, che non è più possibile pescarlo perché o dovremmo andare dentro alle 3 miglia e la deroga non c'è più, oppure dovremmo pescarlo con le maglie da 50. La maglia da 50 vuol dire che ha 5 centimetri di lato. Pensate voi, un laterino così, impossibile pescarlo. Ma abbiamo anche i calamaretti, quelli che voi mangiate nelle fritture, che è una cosa veramente tipica dell'Alto Adriatico, e anche quelli non possiamo più pescarli. Tenete conto che quando si pescavano costavano circa 30 euro al chilo, 25-30 euro al chilo. Quindi se qualche pescatore di un piccolo strascico costiero ne pescava magari una cassetta di 7-8 kg, ecco che aveva fatto la giornata. Okay? Tornando ai regolamenti, il dramma che ha vissuto il mio settore risale al giugno del 2010. Avevamo fatto tentativi anche prima di riuscire a trovare delle soluzioni, ma il regolamento mediterraneo, così definito, ha introdotto queste maglie che vi dicevo e ha sostanzialmente impedito la pesca di alcune specie assolutamente caratteristiche del nostro mare. Quindi voi chiedete nello specifico delle leggi, delle regole specifiche, scusi il gioco di parole, no, per noi il territorio. Le chiediamo, ma purtroppo i regolamenti comunitari questo non lo permettono. Non lo permettono perché i regolamenti comunitari, citava benissimo prima l'assessore, non si possono toccare, non sono modificabili. E là bisogna avere, come diceva il sindaco, una forte rappresentanza politica. Bisognerebbe fare lobby a livello europeo, chiaramente. Assolutamente. Assolutamente, bisogna essere là, bisogna trovarsi a quei tavoli. Ma vi do un dato, ma non per contraddire o sminuire magari l'apporto del nostro governo, ma diciamo che in 4 anni abbiamo cambiato 3 ministri e 2 sottosegretari. Capite bene che la rappresentanza così alterna è impossibile poi da sfruttare in tavoli importanti come quelli comunitari. Spinadin, ultimamente si è parlato del distretto della pesca dell'Alto Adriatico come opportunità, come risposta, stiamo cercando risposte questa sera, potrebbe essere una risposta per voi? Questa è un'ottima risposta, almeno noi ci crediamo moltissimo. Su questo noi dobbiamo ringraziare la Regione Veneto, che è riuscita a fare quadrato con un forte interessamento, credo bipartisan, di tutti quanti i consiglieri regionali, che hanno dato pieno mandato al nostro assessore Manzato a interloquire con il ministro Cattaneo. In effetti il distretto è datato, nel senso che ha qualche anno, però direi che la promessa del nostro ministro è che il decreto possa nel breve, nel giro di qualche mese, entrare nella sua piena operatività. Diciamo che noi questo crediamo, è un primo passo. Noi ci crediamo molto nel distretto perché non solo ci dà la possibilità di avere una massa critica sicuramente maggiore rispetto alla singola regione Veneto, perché nel distretto ci sarà anche la regione Emilia-Romagna e il Friuli Venezia Giulia. Ma potremmo proprio in quella sede fare forza su quelle pesche specifiche di cui vi parlavo prima, e sperando di avere magari qualche risposta.
Ecco, purtroppo noi ci dobbiamo fermare, ci fermiamo per la pubblicità, poi c'è il nostro ultimo blocco, quindi chiedo magari a tutti di essere un po' rapidi perché vogliamo far parlare tutti per veramente fare un quadro complessivo e da qui partire magari per così porre le basi per un lavoro futuro in sinergia e a favore naturalmente delle famiglie. Ci fermiamo tra pochissimo, ci ritroviamo. No, eccoci qui. Giulia, scusami. Riprendiamo l'ultimo pezzo, ultimo blocco dei Fatti Nostri, la piazza in diretta da Chioggia, dal municipio. Stiamo parlando di crisi. Passo subito la parola a Giulia, perché ha gli sms che sono arrivati in diretta, naturalmente sì, assolutamente, ricordiamo i nostri telespettatori che possono ancora intervenire per i prossimi 25 minuti più o meno in diretta al 340946484 oppure con sms al 392666 0099. A questo proposito ci sono ancora altri spunti che vengono chiaramente grazie ai nostri telespettatori attraverso gli sms. Quale economia se il comune di Chioggia, sindaco, ci mette un anno per rilasciare un permesso a costruire, ma d'altro canto un altro sms ti dice: ma quale crisi, vi siete accorti quante nuove costruzioni stanno spuntando a Chioggia? Un altro ancora: il principio della sussidiarietà è conosciuto a Chioggia? Un'altra domanda: eppure da troppo tempo il lavoro è stato abbandonato fino ad arrivare a questo. E ancora: grazie al consigliere Vettorello per il suo aiuto agli anziani Baimano e Di Baleno, quindi insomma anche qualcuno che ringrazia. Non so se qualcuno dei nostri ospiti vuole rispondere a queste provocazioni che arrivano da casa, altrimenti continuiamo col nostro dibattito, Michela. Ecco, sì, io passerei la parola al nostro assessore, scherzavamo perché è l'assessore più giovane della giunta, ma anche forse il nostro ospite più giovane è Massimiliano Tiozza, assessore alle politiche sociali del comune di Chioggia. Abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di emergenza, tu ti occupi sia di famiglie, di giovani e di anziani. La situazione è così, come la dipingono anche gli sms. Che cosa state facendo, come vi state muovendo in collaborazione anche con Caritas, con la cooperativa e con tutte le altre realtà sociali del territorio? Certo, beh, chiaramente le risposte di prospettiva alla questione occupazionale, che è figlia della crisi, come è stato detto prima, sono risposte che possono trovarsi solamente in politiche di sviluppo e quindi in politiche che riavviino un ciclo economico e che riescano ad invertire la tendenza. Su questo le possibilità degli enti locali, come è stato già detto prima, non voglio ripetermi, sono purtroppo poche. C'è l'impegno e la volontà anche di concertare con le rappresentanze sociali quelle che sono le strategie da mettere in campo. Credo però che chi ha la responsabilità e l'organizzazione del settore dei servizi sociali di un territorio in questo momento storico si trovi innanzitutto e per prima cosa a fronteggiare l'emergenza. Ha citato anche lei questa parola, ma credo che sia una parola quanto mai opportuna. Emergenza che, come anche qui ripercorro alcuni passaggi che sono stati già fatti, si affaccia sul nostro territorio come un insieme di crisi e di conseguenze generali che coinvolgono non solo la nostra città, con le peculiarità e le tipicità del nostro territorio. In particolare l'intervento sulla pesca è stato su questo direi il più centrato e il più importante. Rendiamoci conto che le peculiarità del nostro territorio individuano anche delle aree occupazionali di crisi che molto spesso sono sprovviste degli ammortizzatori sociali. E questo allarga ancora di più le difficoltà e diciamo il dramma di famiglie che si trovano in condizioni di questo tipo. Si allarga in maniera anche, così per entrare nei numeri, si allarga di molto la platea di coloro i quali si rivolgono agli sportelli dei servizi sociali del Comune di Chioggia per ottenere quei presidi assistenziali che sono dei sussidi al reddito che noi come Comune forniamo e che devo ringraziare il Sindaco e l'amministrazione comunale che rappresento, che assolutamente ha tutte le intenzioni, pur nelle difficoltà di bilancio, di non rinunciare a questo primo soccorso, ma spesso queste risorse risultano insufficienti. Un sussidio non può certo sostituire un'entrata fissa come uno stipendio, specialmente in famiglie monoreddito che si trovano con un mutuo o con un affitto che mensilmente devono sostenere.
Oltre quindi a questa emergenza c'è però la necessità, credo, di cercare di delineare delle strategie ed un piano d'azione anche, direi, sul piano culturale. E questo vede la questione lavoro centrale anche nell'organizzazione delle politiche sociali. Io cito due direttrici fondamentali, e cioè quella della collaborazione sempre più stretta e sempre più organizzata con il privato sociale, in particolare con la cooperazione sociale che si dedica, direi proprio per statuto, all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Pensiamo ai disabili, pensiamo a quell'area di marginalità che, come diceva Don Marino, non è di questi ultimi anni, ma che in questi ultimi anni, con l'aggiunta di una crisi generale, ha visto le proprie sofferenze aumentare ancora di più. Noi siamo in contatto e in una collaborazione costante col territorio su questo. E devo dire che nel momento di crisi, nel momento in cui la povertà, le nuove povertà emergono, emerge forte anche una ricchezza del nostro territorio, una ricchezza immateriale, ma una ricchezza quanto mai fondamentale in questo momento, che è rappresentata appunto dal mondo del privato sociale e del volontariato, che io credo nella nostra realtà vada evidenziato come un protagonista che lavora fianco a fianco con l'amministrazione comunale. C'è poi, lo l'idea appunto di, con la cooperativa che è qui. C'è poi l'idea che credo possa essere un segnale, come dicevo prima, anche dal punto di vista culturale, cioè quella di cercare di trasformare sempre di più i sussidi che vengono dati ad integrazione del reddito di cui parlavo prima in borse lavoro, e cioè non più un semplice aiuto assistenziale, ma la possibilità di gratificare di un'entrata economica persone che comunque non perdono il contatto con la realtà del lavoro e quindi salvaguardare, oltre che la loro salvaguardia economica, anche la salvaguardia della loro dignità, del loro ruolo di cittadini. Questo cerchiamo di, oltre l'emergenza. Cerchiamo di fare questo, e devo dire che il momento non è, come ha detto lei, dei più semplici. Anche e soprattutto in questo campo ci spinge ad inventare o comunque a studiare soluzioni nuove. Ecco, magari le concretezza, sentiremo prima. Sì, concretezza, esatto. Da parte dell'assessore Tiozzo. Noi ci scusiamo se siamo riusciti a affrontare solo in questo orario uno degli altri argomenti importanti quando si parla di crisi del lavoro per il comparto di Chioggia. Marco Bullo, presidente del consiglio d'amministrazione della società Impreport a Chioggia. Chiaramente c'è anche il problema, perlomeno negli ultimi tempi, anche il problema del porto. Come state vivendo voi la crisi e quali risposte state cercando di trovare? Se riuscite a trovarle, chiaramente. Sì, per rispondere alla domanda, insomma, porto anche io una fotografia di un periodo che è anche sorridente parlare di periodi, perché ormai parliamo di periodi che durano anni, di difficoltà. Quindi di congiunzioni, purtroppo. Sì, il porto si sposa, il nostro porto, il porto di Chioggia, si sposa benissimo con la realtà nazionale, che è una realtà profondamente di crisi, soprattutto il settore della manufatturiera, in quanto appunto il porto è movimentazione di merci, e a questo si aggrava la morfologia dei nostri canali di accesso al porto, che non consentono navi di un determinato pescaggio, e quindi le rotte commerciali sono principalmente rotte mediterranee. E quindi qua ci approcciamo a un contesto internazionale a noi sfavorevole. Se pensiamo a tutti i paesi del Mediterraneo che in questo momento vivono forti tensioni sociali e instabilità politica, la Tunisia prima, la Libia, l'Egitto, adesso la Siria, questo complica ulteriormente la situazione. E come se ne esce? Se ne esce senz'altro continuando a far squadra al proprio interno e cercando di sfruttare le opportunità che ci possono venire davanti. E se pensiamo all'idea, in parte già finanziato il progetto, per allocare un porto offshore che il porto di Venezia immagina fuori delle nostre dighe, e soprattutto, e qua magari tiro la giacca al presidente del consorzio di promozione che ha lanciato questo segnale di positività del turismo, ma soprattutto un invito a tutte le categorie economiche e ai nostri amministratori di cercare di far squadra per cogliere forse l'ultima opportunità che il porto può dare alla città, che è quello della stazione marittima già costruita, e quindi pensare a un traffico passeggeri che potrebbe dare senz'altro uno sviluppo a tutte le categorie e alla città stessa, quindi un nuovo modo di pensare al turismo
e di afflussi del turismo. Insomma. Quindi un mercato crocieristico, se non sbaglio, era d'accordo anche il sindaco su questo tipo di proposta, leggevo nei giorni scorsi proprio sui giornali, Casson. Sì, assolutamente sì, è stata una proposta di recente sviluppata insieme ad Aspo. Io credo che sia una prospettiva da valorizzare. È una prospettiva verosimile, assolutamente, questo mi interessa. Sì, è verosimile, credo ci siano tutte le caratteristiche perché si possa sviluppare anche questo comparto. La ringrazio. Michaela, ecco Giulia, prego. Facciamo l'ultimo giro con le nostre categorie economiche, con Mauro Mantovano, responsabile della CIA di Chioggia, quindi settore primario agricoltura, radicchio di Chioggia, famoso, in crisi, ma non solo. Indubbiamente il settore orticolo, agricolo della città è uno dei settori pilastro, assieme alla pesca di cui si parlava prima. Diciamo che il nostro settore è sempre stato, per la storia del dopoguerra del nostro paese, ma anche della nostra città, un settore, tra virgolette, forgiato nella crisi e nella riduzione della forza lavoro. Quindi, per certi versi, noi ci siamo un po' abituati a questo meccanismo di fuoriuscita di operatori da questo grande bacino su cui tutto il paese e anche la nostra città ha attinto a piene mani nella forza lavoro per gli altri settori. Però i dati che ci contraddistinguono come città dall'ultimo ventennio sono dati estremamente pesanti. Se noi partiamo dal 1990, noi avevamo solamente nel nostro comune 1170 aziende iscritte all'INPS, di cui avevamo 1310 uomini e 1075 donne. Avevamo circa 2400 occupati che, per esempio, dopo 10 anni, saltando un po' di dati, siamo arrivati a 497 aziende e 754 unità, quindi siamo andati a un terzo. Certo. Se volete vi do il dato di qualche giorno fa. Il dato di qualche giorno fa dice che siamo come i 300 di Leonida alle Termopili. Siamo restati poco più di 300 aziende con 435 unità attive. Quindi il nostro settore in questa città si è ridotto in 20 anni a un sesto. Questo cosa mi fa pensare? Che 2000 persone della nostra città come forza lavoro sono emigrate dal settore agricolo, sono andate negli altri settori. La interrompo perché c'è una telefonata in linea, sentiamo se magari vuole proprio intervenire su questo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, sono Ferruccio da Chioggia. Buonasera, ci dica pure. Buonasera. Senta, io sono un artigiano e vivo la realtà di Chioggia tutti i giorni e vorrei dare un segnale di ottimismo in questo senso. Qui si parla solo di crisi e basta. Dunque, qui a Chioggia, come nel resto d'Italia, abbiamo la possibilità di sfruttare la questione energetica in termini positivi, dando la possibilità a tutte le famiglie che hanno una casa con la possibilità di isolare e di creare impianti tecnologici avanzati, al punto di fare un grande risparmio energetico delle singole famiglie che investono e dare lavoro agli artigiani, possono assumere operai, apprendisti, eccetera. Questo per me è il segnale che dovrebbe essere la base di ogni singolo cittadino di Chioggia. Buonasera. Grazie mille. Quindi la green economy come risposta, Voltolina, la trova una risposta anche questa verosimile, come iniezione di speranza, brevemente, perché abbiamo già capito che la sintesi non è il suo dono. Sì, questa è una proposta che abbiamo condiviso anche con l'amministrazione. È un progetto che noi stiamo portando avanti insieme a, per esempio, Casa Clima e anche Casa Artigiani, che sono dei consorzi sulla green economy, che hanno identificato in Chioggia la possibilità di fare delle operazioni di ristrutturazione avanzata, proprio tenendo conto di questo meccanismo. Quindi perché un'economia, anche un artigianato più etico, che più attento all'ambiente, che può creare sviluppo. Esattamente sì. E Chioggia è stata proprio identificata come un luogo, un prototipo a livello nazionale, perché ben permette in qualche modo questa prototipizzazione, dove magari da altre parti si sono fatti questi interventi su realtà più moderne. Va bene, grazie. Giulia, grazie, riprendo la parola io per far finire il nostro responsabile della CIA, per poi passare la parola anche alla nostra cooperativa. Due temi che abbiamo toccato anche prima. Noi avevamo nel 2000 avevamo 773 coltivatrici dirette, il mondo femminile era impiegato fino a 20 anni fa, oggi è praticamente scomparso.
E altro elemento, che 20 anni fa le nostre aziende non impiegavano manodopera. Oggi noi abbiamo, dato 2010, 281 operai agricoli a tempo determinato. Altro dato, quasi tutti stranieri. Quindi la riflessione qual è? Che nel mondo agricolo, al di là dei coltivatori diretti che hanno un target di età estremamente elevato, i giovani sono abbastanza pochi, quindi questo porterà ulteriormente a una riduzione, però abbiamo anche un'appetibilità di questo mercato del lavoro che non trova ancora riscontro nella manodopera italiana. Quindi le nostre aziende spesso e volentieri sono costrette ad attingere su manodopera straniera. Questo dovrebbe farci anche un po' riflettere sul fatto di dire c'è carenza di lavoro, però per questa tipologia di lavoro non c'è una grande richiesta. Qui ci serve un altro tipo di cultura, ne parlavamo prima. Vorrei passare la parola al nostro rappresentante Giacomo Dal Gesso della cooperativa sociale Titoli Minori, che so che collabora, tra l'altro avete sede anche dove ha sede la Caritas. Per andare, allora, l'emergenza è fondamentale, però bisogna fare qualcosa in più. Per esempio io cito anche il Fondo Straordinario di Solidarietà che gestisce la Caritas. Voglio capire anche come una cooperativa come Titoli Minori interviene nel territorio per andare anche oltre l'emergenza. Sì, noi siamo fortunati perché, come diceva l'assessore, la sinergia con gli enti nel territorio ha permesso che la cooperazione sociale nel territorio negli ultimi 3 anni mantenesse lo stesso fatturato e incrementasse il livello di occupazione. Questo perché c'è un'ottima capacità di rispondere ai bisogni che emergono nel territorio, e parlo anche del territorio di Cavarzere oltre a quello di Chioggia, e c'è un'ottima capacità anche fino ad oggi da parte dell'amministrazione di avere un progetto sul futuro delle persone più fragili, diciamo. E quindi noi abbiamo aumentato del 20% l'occupazione nel corso del 2011 e il 90% dei nostri occupati sono donne e sotto i 35 anni. Quindi, per capirsi, sono circa, tra Chioggia e Cavarzere ci sono almeno 150 famiglie che si occupano di sociale. E la sfida, come diceva Don Marino, noi incontriamo situazioni di grossa crisi dal punto di vista economico e sociale. Ecco, io mi considero giovane, ecco, e come giovane mi sento di lanciare una domanda, un quesito, una provocazione, cioè, con cui mi scontro quotidianamente tutti i giorni, cioè qual è il modello sociale che i nostri genitori ci hanno insegnato? Qual è il senso di benessere che i nostri genitori ci hanno insegnato? Io invito questo momento di crisi, di cambiamento, i nuovi genitori che sono miei coetanei, a riflettere, perché in un momento di crisi, presi dall'emergenza, come diceva prima l'alunna della Pellico, le cose semplici, le cose importanti quali sono? Cioè, qui c'è l'occasione oggi per cominciare a capire come vogliamo educare le nuove generazioni, quali sono i valori che noi vogliamo portare avanti da un punto di vista sociale. Io da un adulto mi aspetto la capacità di essere accompagnato, ed è un'esperienza fondamentale per la crescita di un individuo. Perciò io ricorderò sempre mio nonno, che ora non c'è più, che ha vissuto la guerra, e nelle cose più semplici avevano sempre una dignità, una profonda dignità. Io sentivo un senso di dignità e un senso di saper cosa fare anche nel momento del panico o dell'emergenza. Ecco, questa secondo me è l'occasione, perché lancio una piccola provocazione a livello politico, non locale ma più che nazionale e anche regionale: il panico ha creato la logica del taglio, il sociale costa, non serve, i disabili adesso sono troppi, devono diminuire, i minori sono spariti. Ecco, ci sono molte questioni che sono da prendere in considerazione da questo punto di vista. Quindi, secondo me, questa è un'occasione per iniziare a riflettere sulle cose importanti. Beh, insomma, stili di vita, cambiamento di stili di vita, quali sono i valori? Passo la parola al professor Davide Sacchetto di Sociologia del Lavoro dell'Università di Padova. Ha sentito un po', lei non è di Chioggia, però si è fatto un piccolo quadro della situazione, e lei sicuramente ha un quadro più generale della situazione, crisi del lavoro, ma a questo punto, oltre alla crisi del lavoro, c'è la crisi anche dei valori, c'è la crisi della famiglia, c'è la crisi della politica.
Che cosa dobbiamo guardare, visto che dobbiamo concludere anche questa nostra trasmissione? Intanto c'è da dire che stiamo assistendo a qualcosa di sostanzialmente sconosciuto al Veneto nel corso degli ultimi 30 anni. Ne abbiamo vissuto 30 anni in cui si pensava che il benessere dovesse continuare all'infinito come qualcosa di dato. Adesso da 3 anni e mezzo noi stiamo assistendo appunto a questi fenomeni di crisi economica che si pensava superati nella prima metà del 2011 e che invece adesso stanno avanzando di nuovo. Questo credo sia un dato importante, che la crisi non è passata e vedo ancora diversi mesi, forse anche diversi anni prima che passi. Credo che ci sia anche un estremo ritardo, adesso senza polemizzare né con comune, regione o nazionale, un estremo ritardo a capire alcune trasformazioni del tessuto produttivo sostanzialmente. Con una microimpresa è stato già detto che sostanzialmente ha fatto la fortuna del modello Veneto, ma che adesso è fortemente in crisi e che vediamo non riesce, non è riuscita a innovare e soprattutto a inserirsi nei percorsi di internazionalizzazione produttiva. Questo è un punto. Si può essere come la Germania a un determinato livello di produzione e mantenere un manifatturiero, oppure si può essere un passetto indietro e fare i subfornitori sostanzialmente della Germania. Se facciamo i subfornitori della Germania, evidentemente abbiamo qualche problema. Ora, detto questo, quindi ha a che fare con i livelli di istruzione che qualcuno diceva prima, lo diceva bene il rappresentante degli albergatori, cioè che occorre alzare il livello di istruzione. Qua i dati Excelsior degli ultimi 20 anni ci dicono che le imprese hanno cercato mediamente persone con livelli di istruzione medio-bassi. Questo significa avere determinate mansioni da svolgere. Questo mi sembra un buon punto. D'altra parte occorre considerare che abbiamo comunque più di 2 milioni di occupati in Veneto. C'è la situazione di crisi, ci sono i disoccupati, lo ricordavano un 5,6%, che è molto elevato per quello a cui siamo stati abituati negli ultimi 30 anni, ma abbiamo 2 milioni di occupati sui quali probabilmente varrebbe la pena anche capire dove sono, come investire in quei settori che stanno funzionando, senza per forza pensare che la green economy, come si dice oggi, possa essere la soluzione di tutti i mali. Cioè, mia moglie è pugliese e nelle campagne pugliesi c'è la distesa di pannelli fotovoltaici, che non è una grande idea, credo, se la guardiamo nel medio periodo. Detto questo, io credo che occorra guardare la crisi oggi su 2 livelli. Da un lato le misure, per così dire, di sviluppo, comunque di ripresa, di un recupero economico, e dall'altro io vedo un grosso problema sulla questione della coesione sociale. Allora, la questione dello sviluppo, per così dire, lo dicono i dati di Veneto Lavoro, ci dicono che c'è la tendenza ad avere ormai un forte accesso al lavoro somministrato, intermittente. Per cui si lavora un giorno, 2 giorni, si sta a casa una settimana e così via. Com'è? La famosa flessibilità. Sì, flessibilità, precarietà, chiamiamola come volete. Sostanzialmente, certo, un certo numero di aziende continua ad assumere a tempo indeterminato, molte altre fanno ricorso non più al tempo determinato, cioè il mese, 2 mesi, 3 mesi, ma all'intermittente, che è una cosa ben diversa. Questo ovviamente cosa provoca? L'altro fenomeno, a mio avviso, importante per le istituzioni, la questione del lavoratore povero. Cioè non c'è solo la povertà data da chi non lavora, perde il lavoro, in cassa integrazione e così via, ma c'è la povertà anche appunto di quelli che vengono chiamati i lavoratori a 1.000 euro. Io purtroppo la devo fare andare veloce perché abbiamo 2 minuti. Finisco solo velocemente sulla questione della coesione sociale perché secondo me è importante. Cioè noi teniamo insieme una società quando i differenziali di reddito non sono molto elevati. Qua io vedo il problema che se i differenziali continuano ad ampliarsi, come fa a stare insieme una società? Io credo che esprima molte tensioni. Alcune le vediamo già, basta fare un giro al centro per l'impiego, all'INPS o che so, la questione di Equitalia. Allora, altre le potremo vedere di nuovo nei prossimi mesi e io credo che serva molta tolleranza anche rispetto a determinati comportamenti, che so, nei confronti di questuanti, tanto per dirne una, o nei confronti di chi se la sta passando male. Perché altrimenti se noi chiudiamo tutte quelle porte e mettiamo in campo una certa attenzione anche a queste forme, credo che le tensioni poi continueranno ad esprimersi, che magari sono tensioni individuali, non sto parlando
che so, di chissà quali manifestazioni, ma tensioni individuali che tendono poi probabilmente anche a mettersi insieme. Una miccia esplosiva. Don Marino, proprio in velocità, chiudi tu, con una battuta poi... Stiamo tentando di fare un discorso sui fondi di solidarietà, in altre parti anche del nostro territorio. I fondi di solidarietà sono soldi, soldi messi a disposizione da fondazioni o istituti bancari che diventano buoni lavoro per categorie tipo artigiani e commercianti. Noi abbiamo iniziato questo lavoro qui, sappiamo che è emergenziale e che è comunque legato a questo momento di crisi, non è definitivo e risolutorio, su questo stiamo scommettendo, sia avendo già avuto i primi contatti con alcuni amici qui presenti e sia scommettendo anche sulla possibilità degli istituti di credito di fare la loro parte. Grazie Don Marino anche per la sinteticità. Allora, in bocca al lupo a Chioggia, perché mi sembra che ce ne sia bisogno, ma non solo. Grazie naturalmente al Sindaco e all'amministrazione che ci ha ospitato, a tutti i nostri ospiti. Ci dispiace di essere stati brevi, purtroppo ma eravate in tanti e ovviamente la carne al fuoco era davvero molta. Quindi bisogna andare oltre l'emergenza, anche con i fondi di solidarietà, con la liquidità, mi sembra di capire, la prossima volta sentiremo anche le banche. Giulia, noi chiudiamo qui, giusto? Dobbiamo ricordare sì, io vorrei, la prossima settimana. Sì, presentare la prossima settimana, darei un ulteriore input, che è quello lanciato questa sera da Renzo Varagnolo, poi colto fino a un certo punto dai nostri interlocutori, cioè quella capacità di fare un po' più squadra forse, perché a volte ce n'è bisogno, se ne parla tanto, ma alla fine i dati di fatto si fa sempre meno. Diamo l'appuntamento invece per la prossima settimana, Fatti Nostri la Piazza approderà proprio da dentro la Basilica di San Marco, siamo alla cripta come anticipo di un fine settimana davvero particolare dedicato all'entrata, all'insediamento del nuovo Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, e il titolo della nostra trasmissione, ciò su cui ci interrogheremo, sarà come cambia la fede religiosa, perché c'è un'inchiesta molto interessante che insomma getta uno squarcio davvero inquietante su come effettivamente ci si appresta alla spiritualità ormai nel Veneto d'oggi. Ne parliamo senza ipocrisia, davvero, con moltissimi ospiti, sociologi e quant'altro. Io ringrazio tutti voi per essere intervenuti, ringrazio anche i telespettatori da casa che sono intervenuti numerosi, c'è stato qualche problema con gli sms, ma insomma abbiamo tentato di leggerne il più possibile. Ringrazio anche chiaramente tutto il nostro staff tecnico e anche chi ha tenuto aperto il Consiglio Comunale fino a così tarda ora, perché insomma senza la loro collaborazione non sarebbe stato possibile fare questa trasmissione. Che dire, appuntamento la settimana prossima. Grazie ancora. Grazie davvero a tutti, grazie a Chioggia e buona serata a tutti.